Tuemi Garnawi è l'autore di Le radici del gelsomino, un libro che risale l'onda della cosiddetta primavera araba, e di Mohamed, riprendi la tua valigia, un'opera teatrale che affronta la tematica dell'immigrazione. Voce all'autore. Chi è Tuemi Garnawi e quando diventa scrittore? Tuemi Garnawi diventa scrittore quando me ne sono andato in pensione. Sì. Altrimenti io ho scritto durante tutta la vita, perché mi sono sempre nomade per almeno 20 anni di pianificazione economica, di pianificazione del territorio. Ho fatto dei piani in Congo Zaire, in Tunisia, in Marocco, ho passato la vita a scrivere, ma diciamo occupandomi di scrittura personale, di testi, di storia, di letteratura, di teatro, quando sono andato in pensione a un'età abbastanza giovanissima, a 50 anni precisi. Era il momento della chiusura del Ministero delle Partecipazioni Statali, in quanto ero dirigente dell'IRI. Ecco, lei parla un perfetto italiano, però non è nato qui. Lei... No, io sono nato in Tunisia, ho studiato in Francia e dove ho conosciuto un'italiana e sono venuto a stabilirmi. Mi sono sposato nel 67 e dal 69 stabilmente a Roma e da 10 anni vivo a Tarano, a un'ora da Roma. Perfetto. E lei, nonostante appunto è nato in Tunisia, ha avuto non solo l'occasione di venire, di lavorare in Italia, ma di essere addirittura, di diventare sindaco, il primo sindaco di origine maghrebina in Italia, lei dice. Esatto, sì. Com'è stata quell'esperienza? Cosa ricorda? Quando sono venuto in questo paese, un paese piccolo di 1500 anime, no? Sì. Quindi è un borgo medioevale, il rapporto con la gente era facile, c'era il bar, tabaccheria, ristorante, e quindi ci si incontrava tutti i giorni. Mi hanno conosciuto, mi hanno proposto di fare il sindaco, avevo accettato, ho vinto le elezioni e poi ho fatto una legislatura dal 2004 al 2009 e mi sono ripresentato, ma la mia lista si è spaccata in 3 pezzi e quindi non sono più riuscito a fare il sindaco, democraticamente. Veniamo al suo libro, Le radici del gelsomino. Sì. Come mai la scelta di questo titolo? Perché, come lei sa, all'inizio del 2011 ci fu la famosa rivoluzione in Tunisia. Sì. Ecco, questa rivoluzione fu chiamata inizialmente rivoluzione del gelsomino, perché in mezzo alla gente in piazza e per le strade c'era sempre un venditore di gelsomino, era una rivoluzione blanda, diciamo, molto pacifica, ma insomma c'è tutta una storia dietro questa famosa rivoluzione, che non era in effetti una rivoluzione. Poi gli americani l'hanno chiamata primavera araba, iniziata in Tunisia, poi proseguita in Egitto, in Libia e oggi sta ancora in Siria, ecco. E quindi il nome gelsomino era già nell'aria. Per arrivare alle radici l'idea era che quello che viviamo, sia parlando della situazione in Tunisia nel mondo arabo, sia in generale quando si parla di politica, purtroppo da un po' di decenni non si studia più la storia, mentre non si può capire la realtà che viviamo senza uno sguardo alla storia, dove ritroviamo esattamente le stesse situazioni.
lei vuol parlare per esempio oggi di Montecitorio e della politica italiana, rilegga la storia di Roma, del Senato romano e vedrà che ritroviamo gli stessi personaggi, la stessa corruzione, gli stessi temi, eccetera. Ecco, signor Garnawi, l'altro suo libro, che si intitola Mohamed, riprendi la tua valigia, è un'opera teatrale che ha, lei dice, lo scopo di far riflettere. Ecco, come si colloca quest'altra sua opera di carattere completamente diverso rispetto alle radici del Gelsomino? Quasi paro paro a un scrittore famoso algerino, che Yassine, si chiama Yassine, famosissimo, che parlando della storia dell'Algeria, dell'immigrazione, di tutta la storia della guerra in Algeria. Diciamo per puro caso, leggendo il giornale, guardando la televisione, eccetera, dove si parla di fatti di cronaca che riguardano spesso e volentieri gli immigrati, mi è capitata questa storia del marocchino che è stato condannato in un momento in cui si parlava di aumentare la pena ai delinquenti immigrati, quindi era una legge ingiusta, che la legge dovrebbe essere uguale per tutti e la pena deve essere uguale per tutti, mentre si dibatteva allora di non solo dare la pena che richiede la legge a una forma di delinquenza, ma dopodiché bisogna cacciare l'immigrato. Ora l'immigrato non è solo, c'ha una famiglia, c'ha dei figli, c'ha una vita, c'ha degli interessi, magari ha lasciato tutti i suoi interessi nel suo paese e quindi si ritrova punito due volte e questa è una cosa assurda e insopportabile. E ho dovuto riscrivere questa storia di Mohammed, riprende la tua valigia. Il primo Ketbir Sin parlava dell'algerino che era felice dell'indipendenza del paese, ritorna dalla Francia in Algeria, ma lì un po' racconta la propria storia. Ketbir Sin trova non un paese felice di aver ritrovato la sua indipendenza o meno, ma dei farabutti al governo e una realtà economica e sociale disastrosa per cui è costretto a riprendersi la valigia, mentre il titolo mio si riferisce alla legge italiana che dice all'immigrato di prendere la tua valigia dopo averlo punito. Signor Garnawi, qual è il significato dei suoi libri per lei? Cosa significano i suoi libri per lei e cosa invece vorrebbe significassero per i suoi lettori? Evidentemente la cucina dipende da chi la fa, da chi la mangia, no? Quindi in chi è il mio lettore? Il mio lettore è io vivo la mia vita è una vita di un mediterraneo, non è quella di un tunisino, né di un italiano, né di un francese. Io sono nato in Tunisia, sono cittadino italiano di cultura francese. Ho girato un po' il mondo e mi sento mediterraneo. E quindi cerco di raccontare la storia ai miei concittadini. Quali sono i miei concittadini? Sono i tunisini, gli italiani e i francesi. E dico, beh, guardate un po' questa situazione e cercare di da osservatore dall'interno o dall'esterno, no, sono orientale in Occidente e occidentale in Oriente, e quindi con questo doppio sguardo cerco di dire agli altri, sentite, aprite un po' il vostro orizzonte, non state chiusi a
guardare la vostra realtà così com'è, ma ci sono c'è tutta una scacchiera che è unita, è tutto un gioco combinatorio. Quindi io mi rivolgo a loro, dire aprite gli occhi, leggete, ritornate alla storia, siamo la stessa umanità, siamo legati da interessi, da contrasti. Già Virgilio lo diceva, no? Quando ma lui lo diceva in modo critico, non da prendere così alla lettera, siamo l'uno di fronte all'altro eternamente nemici, mentre non è possibile, perché quando si parte da un porto, per forza bisogna approdare a un altro porto, se uno ci fosse con l'altro porto non sarebbe neanche la navigazione, capisce? E quindi il Mediterraneo è tutt'uno. Le radici del Gelsomino e Mohamed, riprendi la tua valigia, di Toemi Garnawi, sono acquistabili sul sito www.booksprintedizioni.it.